Amici, come state? Vi faccio entrare in un'atmosfera orientale, medio orientale. Allora, come potete vedere, adesso abbasso il telefono piano piano e vi faccio vedere cosa ho creato. Quindi, come potete vedere, ho messo sotto un foulard indiano molto particolare che riflette tantissimo la luce. Adesso scendo piano piano. Eccoci qua. Dunque, amici, direte Lulu è matta. Sì, può darsi. Anzi, sicuramente. Oggi veramente voglio farvi vedere quello che ho creato facendo del collage. Cosa significa unire, assemblare più parti di vari materiali, vari oggetti anche insieme per creare qualcosa di carino o un'opera d'arte, tra virgolette, che alla fine non è, insomma, gli artisti sono altri, non sono di certo io, però comunque mi impegno molto per arrivarci. Dunque, amici, per creare questo ho utilizzato questo pannello, diciamo, di non so il materiale preciso qual è, comunque tutto glitterato, molto morbido, sembra quasi gomma, ha dei riflessi stupendi alla luce, riflessi di ogni tipo. Adesso spunta per esempio il color verde, bellissimo comunque. E su questo pannello, utilizzando dei vecchi foulard e dei vecchi gioielli miei, li ho assemblati insieme per fare questa donna araba o egiziana. Allora, amici, io partirei proprio dall'alto, dicendovi subito che il viso, adesso l'ho incollato su questo velo, vedete sotto in trasparenza, è stampato. Praticamente l'ho preso da internet e l'ho stampato a colori, quindi è un semplicissimo foglio di carta a colori. E per prima cosa ho incollato questo su questo piano qui, ok? Dopodiché ho lavorato intorno. Ho recuperato, come vi ho detto prima, vecchi gioielli miei, vecchi foulard che non utilizzavo più o che avevo usato proprio pochissime volte, e ho cominciato ad incollarli intorno al viso. Allora, vedete, io vi faccio vedere anche i difetti comunque, in modo che possiate capire come è stato realizzato questo lavoro. Questi sono dei pezzettini di colla, perché per incollare il tutto ho utilizzato la colla a caldo. Avrei potuto utilizzare anche la Vinavil, però la Vinavil ci mette un po' ad asciugare, mentre la colla a caldo ha un effetto più immediato. E siccome io, quando voglio realizzare qualcosa, sono molto frettolosa, molto desiderosa di vedere il risultato finale, allora ho utilizzato proprio la colla a caldo, che è molto veloce. Dunque, avevo questo foulard nero e l'ho incollato intorno al viso, ok? Piegandolo più volte, mentre ho lasciato qui solamente un velo per far vedere anche le labbra in trasparenza. Questi sono dei pezzettini di colla che poi andrò a nascondere semplicemente incollando questo pezzettino qui, ok? Non si vedrà più nulla. Questo arancio, rosa, fucsia, bordeaux è un altro foulard che avevo preso pagandolo veramente pochissimo alla Fiera dell'Oriente, quindi è in tema, e l'ho incollato sopra. Sono andata un po' a fantasia, non avevo proprio un'immagine predefinita da fare, quindi ho usato la mia immaginazione per, insomma, ho acceso la luce nel frattempo per, in modo che si veda meglio il tutto, proprio per arrivare a questo lavoro qui. Insomma, vedete, l'ho incollato così. Sotto c'è ancora del velo nero, che sarebbe un altro foulard. Ovviamente i difetti si vedono, sono quei pezzetti di colla, perché comunque non è semplice. Andrò poi a sistemarli tranquillamente. Vedete, anche questo era un vecchio foulardino che mettevo intorno al collo con queste frangette. Ma passiamo agli accessori, amici. Questo era il mio vecchio orecchino
che non utilizzavo più perché l'altro l'ho perso, e l'ho incollato qui al centro. Anche qui andrà coperto perché vedete, avevo questa collana in stile orientale sempre e gliel'ho messa sulla fronte, sempre incollata dai due lati, di qua e di qua. Volendo, avrei potuto scurire un po' il trucco attorno agli occhi, anche truccarla, comunque si può fare qualsiasi cosa. E poi qui invece, infine, ho messo una vecchia collana indiana, che anche questa avevo preso alla fiera, e gliel'ho messa qui per guarnire un po' di più, insomma. Risaliamo. Ovviamente l'opera non è finita, beh, io la chiamo opera, amici, il lavoro, diciamo, ecco, per essere un po' più umili. Questo lavoro non è ancora finito perché avevo in mente di attaccare altre cose per renderla ancora più appariscente. Infatti ho creato con un tappo di plastica delle bottiglie, semplicissimo tappo, questo orecchino. Infatti gli ho attaccato degli strass che avevo anche intorno, se mi inquadra bene, ecco, e poi ho attaccato questo pendente che avevo io di mio e pensavo di metterlo o qui, magari uno solo per non esagerare troppo, o qui, vediamo, ci devo pensare, forse è meglio di qua, qualunque cosa si può fare, eh. E poi questi piccoli campanellini tutti lavorati in rame e dipinti a mano. E volevo utilizzare anche questi per piazzarli magari da qualche parte, non so, magari qui ai lati, uno di qua e uno di qua, oppure metterli anche qui ai lati, oppure questo qui mi piace, lo lascerei. Oppure anche sotto qui, magari in questa parte del lembo del velo, sotto. Insomma, amici, si può creare veramente qualsiasi cosa. Se avete dei vecchi foulard, dei vecchi gioielli, ma qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto che non utilizzate più, non buttatelo via, perché comunque esiste il riciclo. E potete creare da soli o in compagnia, con i vostri figli, con i vostri nipoti, insomma, un po' con chi volete, qualcosa di veramente unico e carino. A me è venuto in mente questo, però si può fare qualsiasi cosa, amici, veramente. Basta avere un po' di fantasia, l'ho sempre detto, la voglia di creare. E comunque questo non è ancora finito, per esempio, perché come vi ho detto voglio aggiungerci dell'altro. Poi se trovo delle frangettine tipo queste, voglio metterle anche qui. E nulla, amici, questo è quanto. Questo è il mio lavoretto che ho fatto. Voglio farvi vedere come brilla il fondo, perché così non sembra, ma se provo ad appenderlo alla parete e accendo la luce, è veramente un quadro, diciamo, molto molto luminoso, eh. Piano piano, così potete utilizzare anche qualsiasi tipo di fondo. Potete utilizzare una tela, un cartoncino colorato. Io avevo trovato questo dai cinesi e ne avevo presi alcuni di vari colori perché mi piaceva tantissimo, costava davvero poco. E poi comunque, ripeto, accendendo la luce ha un effetto fantastico, veramente, di luminosità. Eccoci qua, amici. Questo è quanto. Io spero che il mio video vi sia piaciuto. Se fate qualcosa, fatemela vedere, mandatemi le foto come volete voi in privato su Instagram. Sono curiosa di vedere se anche voi vi applicate in qualcosa o vi piace comunque creare sempre qualcosa di nuovo. Io sono molto creativa, come ben sapete, e l'arte fa parte di me proprio. E quindi non posso fare a meno, quando mi prende il momento giusto, di creare qualcosa di nuovo, di originale. Amici, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like se vi va e seguitemi sempre. Grazie, fatemi sapere se vi piace. Ciao!